Stereo 5 TV presenta L'almanacco del giorno. In studio Luigi Comentale. Buon mattino amici di Stereo 5 TV, oggi è martedì 30 maggio 2023, ben ritrovati con il nostro almanacco. La Chiesa festeggia San Felice primo Papa e San Ferdinando. La settimana è la numero 22, i giorni dall'inizio dell'anno sono 150, 215 ne mancano alla fine. A Roma il sole è sorto alle 4.39 e tramonta alle 19.36 ora solare, a Milano alle 4.38 e tramonta alle 22 minuti, luna che tramonta alle 2.04 minuti per levarsi alle 14.36. Proverbio di oggi, chi ha arte ha parte. Andiamo ad accadere il 30 maggio del 1883 a New York. Voci che dicono che il ponte di Brooklyn stia per crollare provocano un fuggi-fuggi che causerà, pensate, 12 vittime. In questo giorno del 1911 sul circuito di Indianapolis, la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harron. E ancora è il 1922 quando a Washington viene inaugurato il Lincoln Memorial. Nel 1949 la Germania Est promulga la propria Costituzione. Il 30 maggio del 1982 la Spagna diventa il 16° membro della NATO e la prima nazione a entrare nell'alleanza dall'annessione della Germania Ovest nel 1955. 7 anni più tardi, nell'89, dimostrazioni di Piazza Tiananmen del 1989, la statua della Dea della Democrazia a 8 metri viene svelata dagli studenti dimostranti. Il 30 maggio del 2003 esce nei cinema americani Alla ricerca di Nemo, pellicola Disney Pixar, vincitrice nel 2004 del premio Oscar al miglior film di animazione. In questo giorno del 2004 in Italia, nel 50° anniversario del suo primo volo, all'aeroporto di Pratica di Mare a Roma viene celebrata la festa d'addio per l'F-104, il caccia militare detto Starfinger. I nostri auguri di buon compleanno quest'oggi a Piero Chiambretti, conduttore televisivo, Enrico Silvestrin, anche lui conduttore. Mentre oggi ci lasciano, nel 1431 Giovanna d'Arco, da semplice contadina a condottiera alla guida di un esercito, fino al martirio per il quale oggi è venerata come santa dalla Chiesa Cattolica. Nel 1994 ci lascia Agostino di Bartolomei, nato a Roma e stato un calciatore, e nel 1778 Voltaire, filosofo, drammaturgo. Frase aforisma prima di salutarvi, sono un milionario, questa è la mia religione, lo dice George Bernard Shaw. È tutto, il nostro almanacco si ferma con noi anche oggi, appuntamento a domani, grazie per averci guardati, mentre tra poco arriverà il meteo della Campania. Ciao. L'almanacco torna domani.